I feel paralyzed. Se volete acquistare crediti, visitate FIFA Coins Tank, un sito economico, affidabile e velocissimo. Utilizzate il codice coupon che trovate in questa immagine per avere il 10% di sconto natalizio. Bella ragazzi, qua Orgasmic, sono qui per aprire due pacchetti da 100k. So che ho visto su Twitter che ci sono questi pacchetti da 100.000 crediti, quelli, sappiamo tutti, quelli dei giocatori rari, che vabbè, sappiamo tutti che io sono sfigato, quindi non troverò nessuno, però poi non si sa mai. Vi invito subito a lasciare un bel mi piace, che chissà mai riusciamo a trovare qualche giocatore decente, non dico Robben, Ronaldo, Gesù, qualche giocatore decente. Vedete, sono due pacchetti da 100.000, proviamo a buttare 200.000 crediti sperando di trovare, diciamo, qualcuno. Andiamo su. Si sta cliccando tipo da solo, non lo so. Comunque, andiamo col primo pacchetto. Buttiamo via così 100.000 crediti. Facciamo il segno della croce, vabbè, chi se ne frega. Vediamo che ci uscirà un contratto, cose che non possono uscire. Casillas, troviamo Casillas come primo giocatore. Drogba, Crouch, Niyama, Uche, Pelé, Bomber Pelé, Remy. Comunque abbiamo trovato Casillas, che sinceramente non so quanto vale, ma penso un cazzo, andiamo subito a vedere. Tipo 10.000 crediti, e così l'ho preso nel culo anche stavolta. Cosa che ovviamente sarà così. Casillas sta 11.000 crediti, infatti l'abbiamo preso proprio qua nel culo, e perciò teniamo tutto nel club. Tosic, Paletta, beh, Nainggolan lo tengo, che forse mi può servire. E sostanzialmente questi mi stanno sui coglioni, quindi li vendiamo tutti e andiamo ad aprire il secondo. Non so sinceramente chi c'è nel Team of the Week, ma penso che non sia un ottimo Team of the Week. Andiamo subito. Lasciate un mi piace se non l'avete lasciato, se non volete lasciarlo non lasciatelo, non importa. Vediamo il destino cosa ci riserva. Ci riserva un Mario Götze 85 di valutazione. Poi troviamo Podolski, abbiamo Goku, Farango, Krul, Gesù, Jovetic, Arnautovic, Aubameyang, El Sharawi, Götze, Jackson Martinez e Bentner. Ci voleva proprio Bentner. Ovviamente, raga, allora, quanto costa Götze? Che sinceramente non lo so. Götze costa 20.000 crediti. Cioè io ho sostanzialmente speso 200.000 crediti per guadagnarne 30.000 in tutto, quindi direi che è buono, molto buono. No, è buono perché di solito spendo 200.000 crediti per guadagnarne 200 crediti, quindi va anche abbastanza bene la cosa. Comunque raga, il video finisce qui, molto breve, erano solamente due pacchetti. Apriamo un altro per sfizio, ma tanto quello che cioè sì, non abbiamo trovato niente, quelli da 100k. Figuriamoci se in quelli da 70, da 7.500 troviamo un altro Jovetic doppione. Giustamente ci sono altri 1.000 giocatori che possiamo trovare, ma noi troviamo Jovetic doppione. E niente raga, come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, 300 mi piace uscirà un nuovo video. Vi invito a scrivermi un commento innanzitutto se avete, anzi se avete voi aperto questi pacchetti da 100.000 crediti e se avete trovato qualcosa di decente, un po' di più rispetto a me, anche se non sono andati malissimo, mi aspettavo veramente di peggio, però quando spendi 200.000 crediti speri di trovare sempre qualcuno di migliore. E iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, che penso sarà la carriera. Bella ragazzi!